la chiami per uscire, ti dice che sta male, sembra che stia per morire, ma la mattina dopo, stranamente, la vedi che va a scuola, ride e corre tra la gente. Forse non lo sai, ma questo è un due di picche. Devo studiare. Questo è un due di picche. Lavarmi i capelli. Questo è un due di picche. Ho un forte mal di testa. Anche questo è un due di picche. La nonna che sta male, il fratello da badare. Ospiti a cena, un piede in cancrena. È inutile sugli specchi arrampicarsi, se davvero le interessi riuscirà a liberarsi. Ti illudi perché lei ti dice sei il tipo d'uomo che si incontra una volta nella vita, se diventano due hai molta sfiga, non capisci la sfumatura tra le righe, è perché ti guardano e ridono le sue amiche. Vieni da me stasera, non c'è nessuno, ci sei andato infatti, non c'era nessuno. Forse non lo sai, ma questo è un due di picche. Decidi di passare alla fase conquista, le spedisci un completo intimo la perla, quando pensi a quanto hai speso ti senti ubbirla. Poi una sera tu vorresti morire, lei ti chiama solo per venirti a dire, vorrei cambiarlo, hai lo scontrino per favore, che al mio ragazzo non piace quel colore. Forse non lo sai, ma questo è un due di picche. Devo studiare. Questo è un due di picche. Lavarmi i capelli. Questo è un due di picche. Ho un forte mal di testa. E anche questo è un due di picche. La nonna che sta male, fratello da badare. Ospiti a cena, ho piede in cancrena. Mi sono rotta un dito, criceto ha partorito. Papà devo aiutare, la casa da mia cara. Non te lo posso dire, stavo per morire. Mi hanno abbandonata, ho posto per chiamare. E questi erano i Gem Boy con una carta. Una carta, cari miei, che chi di noi non si è vista scaraventare almeno una volta nella vita in faccia, ovvero il due di picche. Sì, ne sono convinta di non essere stata almeno soltanto io nell'esistenza a ricevere un bel due di picche. Comunque, detto questo, noi siamo arrivati praticamente al termine di questa prima puntata condotta da me di Azzurro. Ovviamente saluto Lucilla e spero proprio che torni presto, che si riprenda presto.